Amici di Frontiere Proibite, benvenuti, bentrovati. Continuano i nostri viaggi indietro nel tempo. Oggi ci sposteremo nel 1966. Ma perché proprio in quest'anno? Perché nel 1966 inizia uno dei misteri più controversi che riguardano non soltanto il mondo dell'ufologia, ma in parte anche quello della criptozoologia. Ma scopriremo tra l'altro che il mistero del quale parleremo oggi non riguarda soltanto questi due scenari. Infatti, anche se tutto parte dal 1966, le notizie in merito a questa misteriosa creatura sono in realtà molto molto più antiche. Stiamo parlando del Mothman, il misterioso uomo falena. Tenteremo come sempre di raccontarvi la sua storia, in retroscena, le curiosità. Quindi prima di iniziare un invito ad iscrivervi al canale, a lasciare i vostri commenti, i vostri like. Siamo pronti per partire, anno 1966, il mistero del Mothman. Ci vediamo dopo la sigla. A tra poco. Siamo a Clendenin, nella Virginia occidentale, e il 12 novembre del 1966, quando Kenneth Duncan, insieme ad altri suoi amici, vede sfrecciargli sopra la testa una enorme figura marrone, una figura, un qualcosa che in seguito Kenneth descriverà come un essere umano o comunque un qualcosa dalle fattezze molto simili ad un uomo. La strana figura planava tra gli alberi e rimase visibile per alcuni minuti, quindi così come improvvisamente era apparsa, altrettanto improvvisamente scomparve. Qualche giorno dopo, due coppie di giovani coniugi che si trovavano in viaggio a bordo della loro Chevrolet avvistano nei pressi di una stazione elettrica in disuso una figura ferma sul ciglio della strada. La strana apparizione sembra osservarli, ma quello che colpisce maggiormente i testimoni sono le sue innaturali fattezze. Si trattava di una figura di grossa taglia, alta più di 2 metri, con quelle che sembravano un paio d'ali ripiegate sulla schiena e dagli occhi color rosso acceso, quasi luminescenti. La creatura si pose subito all'inseguimento dell'auto, spiegando le sue enormi ali e sostenendo senza alcuna difficoltà la velocità dell'automobile. La stampa locale diede subito ampio risalto alla notizia, ricordando anche quanto era accaduto già a Kenneth Duncan. Ma per i più scettici la prova finale doveva ancora arrivare. È il 27 novembre del 1966, sono le 10:30 e Connie Carpenter è sulla propria auto, sta ritornando a casa dopo aver assistito ad una funzione religiosa. Quando arriva in prossimità del piccolo centro di New Haven, nota sul ciglio della strada una strana sagoma grigio-marrone. Ancora una volta, così come era accaduto qualche settimana prima, la figura volge lo sguardo verso l'auto, quindi spiega le ali e si pone all'inseguimento dell'automobile. Giunta a pochi metri dal veicolo, l'apparizione rivelò un volto sul quale spiccavano 2 enormi occhi rossi. L'essere evitò l'auto scartando da un lato, mentre la ragazza spingeva al massimo l'acceleratore, giungendo a casa in preda ad un attacco isterico.
particolare rilevante in questo incontro i sintomi avuti dalla testimone: occhi rossi, gonfi e perennemente in lacrimazione. L'uomo falena si è ritagliato anche un posto nel mito, diventando il protagonista del film The Mothman Prophecies di Mark Pellington, tratto dall'omonimo romanzo di John Alva Kill, ufologo statunitense autore di diversi libri che trattano di creature misteriose. Malgrado gli avvistamenti del Mothman abbiano inizio ufficialmente negli anni 60 in West Virginia, in realtà creature dall'aspetto simile erano in parte già conosciute e altri casi si erano già verificati in Inghilterra. In ogni caso, la regione che sembra essere l'habitat naturale del Mothman è proprio Point Pleasant. Gli avvistamenti, almeno ufficialmente, terminarono nel 1967 e proprio in concomitanza con una terribile tragedia. Il 15 dicembre, infatti, il ponte Silver Bridge crollò improvvisamente, causando la morte di 46 persone. In quell'occasione molti testimoni affermarono di aver visto 12 luci rosse lampeggianti nel cielo. In seguito il Mothman venne messo in relazione ad altri disastri, quale ad esempio il terremoto che colpì Città del Messico oppure il disastro di Chernobyl. Secondo John Kill, la creatura alata avvistata a Point Pleasant non sarebbe di origine extraterrestre, si tratterebbe in realtà di una entità, una forma energetica proveniente da dimensioni alternative vicine a quella nella quale dimoriamo. Ma riprendiamo le varie descrizioni e le varie testimonianze relative al Mothman, cercando di ricavarne un identikit. Altezza da 1,50 m a 2,50 m, corpo lievemente affusolato e molto più grande di un normale essere umano. Segni particolari: probabile presenza di una pelliccia di colore grigio scuro, occhi rossi incandescenti, tra i 5 e gli 8 cm di diametro, di tipo umano. Ali simili a quelle di un pipistrello, che non battono in volo e presentano un'apertura variabile da 3 a 3,5 metri. Una delle tante teorie espresse in merito all'uomo falena lo fa risalire ad un mito dei nativi americani, il Thunderbird o Deathbird. Rifacendoci sempre alle varie testimonianze in merito al Mothman e ipotizzando e sposando la tesi della criptozoologia, dovremmo pensare ad antiche creature in grado di emettere in qualche modo degli influssi ipnotici, ovvero di interagire con la mente umana. Una creatura misteriosa e ancora oggi sconosciuta, appartenente al regno animale, oppure una entità energetica di probabili origini extraterrestri, non di questo mondo. La questione rimane ancora aperta. La leggenda, la tradizione, il mito del Mothman, dell'uomo falena, non ha trovato ancora delle spiegazioni plausibili e spesso si è tentato di riportare tutte queste testimonianze nell'enorme calderone del folklore locale. Ma sarà effettivamente così? Oppure, come spesso accade, la verità si trova proprio al centro delle due ipotesi? Con questo quesito io passo a salutarvi, il nostro viaggio si conclude. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia, ancora una volta un invito ad iscrivervi al canale e a lasciare i vostri commenti. Noi ci vediamo la settimana prossima per un nuovo mistero da indagare. Grazie per essere stati con me, ciao a tutti!